Abbiamo la professoressa Maria Altieri dell'ITIS Panetti di Bari che ci racconterà appunto il suo progetto. Bene, buongiorno, appunto come avete sentito sono la professoressa Maria Altieri dell'ITIS Panetti di Bari. Questo progetto finanziato dal programma nazionale Scuole Aperte è nato da una mia idea dopo essere stata al convegno di Trieste l'anno scorso, la musica in testa, è sempre elaborato dal professor Bellinguer, quindi si è pensato di progettare lo studio della fisica con la musica e l'informatica. Hanno partecipato ragazzi dal primo al quinto anno e il progetto quindi ha avuto un'ottima riuscita perché i ragazzi si sono appassionati e mediante la musica connessa con le scienze quindi hanno proprio potuto gustare il bello e quindi queste radici lontane nel tempo che si tramandano di persona in persona, di brano in brano, di epoche in epoche. Il progetto ha affrontato tre tematiche in correlazione tra loro, la fisica in cui sono stati affrontati lo studio del suono e della voce, la musica che ha trattato elementi di teoria e musica d'insieme e l'informatica in cui sono state sviluppate le tecniche di editoria musicale, di elaborazione del suono e di produzione attraverso strumenti multimediali. È stato approvato in Scuole Aperte e soprattutto abbiamo avuto una stretta collaborazione nella figura di un docente con il Conservatorio Niccolò Piccinni di Bari. I ragazzi si sono lasciati coinvolgere facilmente? Sì, i ragazzi si sono lasciati coinvolgere, hanno partecipato i ragazzi sia del primo fino al quinto anno e alla fine anche loro hanno prodotto un CD musicale e quindi sono stati rispettati i loro gusti musicali, è venuta fuori quella che è la loro abilità e non abilità musicale. Ci fa vedere questo fantastico volantino? Sì, abbiamo pensato di fare una brochure per il convegno e quindi abbiamo messo il sito della nostra scuola e tra l'altro volevo dire che ci proponiamo nel 20% dell'autonomia di continuare questo lavoro e per appunto introdurre la musica nella scuola, quindi anche in un istituto tecnico come il nostro. Abbiamo realizzato un iPod con il titolo del nostro progetto, il sito e la nostra scuola, in maniera tale che in rete possiamo un attimo sia con le scuole che sono intervenute qui che con altre scambiarci le idee e lavorare durante tutto l'anno scolastico. Bene, grazie.